essere più sicura per me e per gli altri. Piano piano, se tutti ci vacciniamo, penso di tornare, perlomeno ora c'è l'estate vicino, insomma, di andare un po' in vacanza. Le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson sono arrivate anche ad Arezzo e così questa mattina sono iniziate le somministrazioni del siero americano all'Arezzo Fiere e Congressi. Ricordavo un po' di bruciore. Il nuovo siero americano sarà somministrato alle persone con un'età compresa tra i 70 e i 79 anni. Mi sento più sicura, sì. Perché ha deciso di vaccinarsi? Per stare più tranquilla, per stare più... per non avere problemi, da avere delle cose magari più gravi. 1000 le persone che saranno vaccinate in provincia nella giornata di oggi nei tre punti vaccinali, 800 all'Arezzo Fiere Congressi, 100 a Cortona ed altre 100 all'Oro Ciuffenna. Le persone vengono chiamate per orario, passano un primo check dal personale amministrativo, poi passano dal medico per la visita e l'anamnesi, passano dal box con l'infermiere per la somministrazione e dal collega infermiere in osservazione per un tempo che varia da 15 minuti a mezz'ora. La principale caratteristica del Johnson & Johnson è quella che l'iter vaccinale si conclude con la somministrazione di una sola dose e quindi non occorre fare il richiamo. Quindi contiamo in un'accelerazione. Contemporaneamente prosegue anche la campagna vaccinale per gli estremamente fragili con il vaccino Pfizer al Teatro Tenda. Le due linee di vaccinazione sono entrambe aperte e questo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quando l'arrivo dei vaccini sarà massiccio, ci consentirà di sviluppare la potenza di fuoco, se posso dire così, che l'azienda USL Toscana Sud-Est ha. Noi, se arrivano i vaccini, vacciniamo moltissimo.